Sindaco Valiante, buongiorno, ben ritrovato sui nostri canali, salve Sindaco. Buongiorno. Allora, oggi ci troviamo uh, alla sede del punto perché continuano i servizi di assistenza per quanto riguarda la crisi umanitaria che sta avvenendo in Ucraina con l'accoglienza uh, degli ucraini in città. Ecco, ce ne vuole parlare meglio Sindaco. Siamo scossi dalla guerra, una guerra che nessuno pensava si potesse essere nel 2022 un paese che aggredisce un altro paese democratico e che subisce eh, guerra, che subisce lutti, che subisce distruzioni, violenze. E, mm, siamo, siamo, siamo scossi per il popolo ucraino, a cui diamo solidarietà, fratellanza, vicinanza e credo che abbiamo voluto eh, dare con un gesto di solidarietà concreta. Comune si sì, ha organizzato la fiaccolata della pace eh, a cui hanno partecipato tante famiglie e tante eh, persone ucraine, ma ha partecipato tutta la città con emozione e con una sensibilità veramente grande. Ma c'è una raccolta in corso di generi alimentari, di abbigliamenti, di indumenti termici per i militari, di farmaci, di medicinali. Abbiamo voluto però dare una mano in più. Non abbiamo battuto ciglio, abbiamo organizzato questo trasporto con un pullman eh, che è partito da Baronissi con dei volontari, e li ringrazio, i volontari del Punto. Peraltro, siamo in casa loro oggi in maniera eccezionale. E quindi, sono arrivati qui a Baronissi 40 profughi ucraini che sono stati eh, ritirati, per così dire, alla frontiera Polonia-Ucraina a Medica era stato dato loro appuntamento in quel punto e oggi sono già da qualche ora sono a Baronissi, ospiti delle famiglie italiane di Baronissi ma ospiti anche dei, degli ucraini che sono di stanza a Baronissi, che sono residenti o domiciliati a Baronissi. Siamo particolarmente soddisfatti. Eh, perché tutta la comunità che ha voluto questa accoglienza, questa assistenza e peraltro vedo che sono delle persone assolutamente eh, tranquille, nonostante il dramma che stanno vivendo. Pensate che eh, 40 di questi profughi sono minori, 40 sono donne che hanno dovuto lasciare i figli magari in guerra, senza sapere senza sapere e conoscere quale sarà la sorte di questi figli, o che hanno lasciato i mariti in guerra, o che hanno lasciato i parenti anziani in guerra, perché non tutti hanno potuto purtroppo fuggire e uscire dall'Ucraina fino a questo momento. Eh, questo anche per la straordinaria eh, eh, violenza del, eh, dell'aggressore russo che come sapete ha colpito anche... I civili che ha, colpito, che ha colpito gli ospedali. A questo mh, ci preoccupa e ci rattrista molto, ma ci rafforza nel sentimento di umanità nei confronti di questi ucraini. Saremo ben lieti di ospitarli e saremo ben lieti di ospitarne altri che dovessero aver bisogno. Baronissi e sono fiera di essere sindaco di questa città, è una comunità ehm, eh, che, sa che sa accogliere solidale, sensibile. E io ringrazio la mia città perché sicuramente favoriranno l'integrazione di queste persone che noi ospitiamo. Ovviamente siamo pronti ad ospitarle fin quando c'è necessità, ma con l'auspicio che la guerra finisca presto e esse possano ritornare quanto prima nelle loro case eh, e di ritrovare, cosa più importante, i loro affetti. Bene, sindaco, cambiamo argomento e concentriamoci sempre sull'emergenza coronavirus da mantenere sempre alta l'attenzione. Purtroppo il tema del coronavirus, che è pure un tema importante, è stato completamente sostituito dalla guerra in Ucraina. Eh, io do soltanto un appunto per dovere di, di informazione. Credo che anche qui, anzi sicuramente qui, i contagi sono molto meno rispetto alle scorse settimane. Finalmente ieri per la prima volta siamo scesi sotto i 200 eh, soggetti contagiati, siamo a 190 e qualcosa circa, quindi buone notizie da questo punto di vista. Ovviamente eh, do dobbiamo essere, così come stiamo facendo, sempre eh, prudenti, sempre cauti, indossare la mascherina perché basta un non nulla. Per contagiarci e nessuno vuole tornare più ai numeri record e preoccupanti di qualche settimana fa, di qualche mese fa. Sindaco, parliamo del parco giochi ad Aiello, inaugurazione del parco giochi ad Aiello. Parliamo un po' di opere pubbliche, finalmente è completo questo parchetto giochi di Aiello eh, che insomma, sarà un riferimento per i bimbi di quella frazione. Eh, siamo pronti, abbiamo provveduto ultimamente anche ad illuminarlo in maniera importante, anche di sera, anche di notte. Eh, stanno completando l'impianto di digazione, ma credo che possiamo aprire questo sito di ritrovo e di eh, socializzazione per i bimbi di Aiello e non solo già dalla mh, fine di questa settimana. Io credo che per fine settimana consegneremo alla città anche quest'altro punto voglio ricordare che Baronissi è la città del verde la città dei parchi la città dei parchi giochi degli impianti sportivi su questo lavoreremo perché nonostante il covid che ha cambiato molto le nostre abitudini abbiamo bisogno di socializzazione siamo nati per socializzare per stare insieme e noi vogliamo creare tutte le condizioni perché la vita torni ad essere quella di prima lo facciamo anche in questo modo Continuiamo con Vialdo Moro. Sì, Vialdo Moro, stiamo rifacendo tutto quel tratto che purtroppo è stato interessato dall'abbattimento di queste piante che erano pericolanti e dalla risistemazione di tutto il viale. Si sta lavorando sulla parte ovest, sul lato ovest. E siamo quasi alla fine della sistemazione dei marciapiedi, della nuova del nuovo disegno urbanistico di quella strada. Credo che in settimana prossima finalmente avremo anche cominceremo la, la piantumazione delle alberature che saranno questa volta eh, appunto piantumate secondo le leggi, secondo le norme che gli esperti eh, poi ci dicono per evitare di eh, tornare nelle stesso inconveniente di avere eh, piantumazioni che fanno male e eh, che riescono addirittura a dare la connotazione di pericolosità all'albero che invece è un amico della città, un amico dell'ambiente, un amico del cittadino. Eh, sindaco, un'iniziativa Biella che riguarda anche il Comune di Baronissi, ce ne vuole parlare? Anche questa è una bella cosa, la città di Biella ha organizzato il rifacimento di una grande piazza che è in quella città che si chiama Le Nuraghe Cervus e che, e che eh, ha pensato giustamente la comunità di Bella di piastrellare con delle pietre raffiguranti eh, ciascuno un comune, una città eh, con l'indicazione della città, con la scritta della città e il numero delle persone, dei militari caduti nella Prima Guerra Mondiale. Quello vuole essere un ricordo a memoria. E anche un eh, momento di, di gratitudine e riconoscenza a chi ha perso la vita per combattere eh, con l'uniforme italiana nella prima guerra mondiale. Anche Baronissi ha contribuito con molta, eh, con molta eh, soddisfazione. Abbiamo inviato la nostra pietra con la scritta di Baronissi e col numero indicato dei soldati di Baronissi caduti nella prima guerra mondiale. 113. Quindi chi andrà a Biella potrà visitare questa bella piazza e troverà anche il, nostro, il nome della nostra città, la pietra della nostra città. Sindaco chiudiamo con il forum della ristorazione sostenibile, di cosa si tratta? Sì, abbiamo tenuto mh, giorni fa questa riunione mh, voluta dalla Lega Ambiente nella eh, scuola San Francesco con ovviamente il patrocinio del comune, ma con... Anche la, la collaborazione della scuola, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, in cui eh, gli esperti legambiente, che sono sempre vicino al comune e ci danno tante indicazioni, anche collaborazioni, hanno eh, cercato di spiegare non soltanto agli scolari ma anche alle, alle maestre e alle persone che erano lì, alcune famiglie. Che eh, mangiare bene, eh, mangiare sano deve essere un obiettivo di tutti. Purtroppo, anche tanti fenomeni di obesità che si eh, ritrovano tra i bimbi piccoli, abituati forse a mangiare male, credo che eh, vadano superati. E quindi, eh, si è, eh, la, diciamo la, la mattinata si è incentrata sul fatto che devono essere eh, così per tutti quelle. Eh, specifiche, eh, specificità di menù alimentari a partire dal servizio di refezione che deve educare anzitutto i bimbi ma soprattutto le famiglie e quindi le famiglie attraverso i bimbi ad un'alimentazione sana perché è il rispetto della propria persona è il rispetto degli altri ed è il rispetto dell'ambiente Bene Sindaco, grazie per il tempo che ci ha concesso ci sentiamo nelle prossime settimane Buon lavoro a voi